La questione non è così semplice come appare, e cioè quanto sono i soldi che avrete quando andrete in pensione? Beh, questo è abbastanza semplice, pochi senza dubbio, ma quanto sono alte le pensioni di quelli che hanno lavorato anni fa? Spesso anche troppo alte. Ovviamente di questo ne parliamo con il signore che di queste cose se ne è occupato di più e che se ne occupa da anni, Mario Giordano, direttore del TG4, che qua a tutti. C'è andato leggero perché il titolo del suo libro è... Come è il titolo del tuo libro? Vampiri. Vampiri. Succhiano il sangue. Succhiano il sangue di quelli che appunto non avranno mai la pensione. Questa è la tesi del libro. È la tesi, no, purtroppo è la realtà, non è una tesi del libro. Forse la tesi del libro è purtroppo Passa. È la realtà. L'onorevole Falomi, buonasera. Buonasera. Invece lei rappresenta gli ex parlamentari? Rappresento gli ex parlamentari. Che non sono più... I vampiri. Sono tutti vampiri, gli ex parlamentari. Una delle obiezioni che fanno è: non mi sono dato la pensione da solo. Ho rispettato tutte le regole che ha previsto lo Stato, le leggi. Sì, sì. Peccato che queste siano regole, in modo particolare per questi fondi. Il fondo dei ferrovieri, per esempio, costa circa 4 miliardi l'anno ai contribuenti, cioè 60 miliardi negli ultimi 15 anni. Perché ci sono dei fondi speciali, quello dei ferrovieri uno, quello del fondo telefonici l'altro, famosissimo, quello da cui scaturisce la pensione più alta d'Italia, quello dei 90.000 euro del signor Mauro Sentinelli, che ogni mese, tutti i mesi, prende 90.000 euro. Perché prendono queste... Perché erano stati creati dei fondi speciali che finché erano in attivo, perché c'erano tante persone che versavano i contributi e poche persone che incassavano, stavano separati e si distribuivano i loro privilegi. Quando sono andati in passivo, che cosa è successo? Sono stati buttati dentro il calderone dell'INPS, mantenendo però ovviamente tutti i privilegi che avevano. Allora, qual è il paradosso dei paradossi che oggi viviamo? È che i precari, a cui io dedico il mio libro, cioè quella Aurora che andrà in pensione dopo aver lavorato 58 anni con meno di 1.000 euro di pensione quando avrà 80 anni, mantengono con i loro contributi per una pensione che non prenderanno mai, mantengono le pensioni d'oro. Perché i precari versano tanti contributi ma non prenderanno mai la pensione e mantengono queste cose. Allora, è vero che sono andati in base a regole che c'erano, ma sono delle regole a oggi insostenibili, perché oggi non è possibile uno Stato che chiede, che manda ad Aurora, a cui dedico il mio libro, una lettera in cui dice lavorerai 58 anni fino a quando avrai 80 anni e nello stesso tempo continua a pagare pensioni che non sono dovute a quantuno ha versato, ma in base a leggi e a privilegi. Allora. Questo ragionamento però tu lo applichi, mi hai citato ferrovieri, telefonici e ci saranno altri fondi speciali. Ci sono i giornalisti. I giornalisti. Ci sono i giornalisti, sicuramente ci sono i giornalisti, ci sono i banchieri, ci sono i sindacalisti, ce ne sono tanti. Bene, sono tutto... però i politici non me li hai ancora citati, no, perché se la prendono tutti con i politici? È un'altra cosa, perché la domanda che non mi hai fatto per i politici, secondo me la cosa più grave per i politici è che i politici si sono fatti le regole da soli. Quindi per loro la cosa che loro applicano le regole, certo, anche i politici applicano le regole. Tutti i vampiri che io cito nel mio libro sono regolarissimi, sono regolari fino a... Però i politici, santo cielo, si sono fatti loro la legge che bastava un giorno in Parlamento, un'ora in Parlamento per avere un vitalizio da 2-3 mila euro per tutta la vita. Fermo. Falò. Il pubblico applaude di più sui politici che sui ferrovieri, hai notato? Le cose prendono pensione. Falomi. Io prendo 4.825 euro... Lordi. No, netti. Scusate. E ho fatto 20 anni il parlamentare. Allora, ma lei avrà fatto un'altra professione. Dunque, ero un funzionario di partito, quando ancora i partiti avevano i funzionari. Quindi ha un'altra pensione, certo. Perché la cosa assurda del vitalizio è che non però... è la pensione, sì, è sì. Una cosa che si aggiunge. Allora, io voglio dire questo, che il problema non è contrapporre una condizione veramente pessima nella quale si trovano una larga parte della popolazione italiana, grazie anche a una legge pessima che è stata fatta sulla previdenza, parlo della legge Fornero, e dire se a questo punto voi dovete ridurvi le cose. Io dico solo un'altra cosa, il problema che mi pongo è come io aiuto quella persona lì a uscire dalla condizione in cui sta. Badate, se noi tagliassimo di colpo tutti i vitalizi dei parlamentari e dei vitalizi dei consiglieri regionali, probabilmente quella signora lì che è citata nel libro, a quella signora non cambierebbe nulla della situazione. Cominciate a fare. Allora, il discorso è quali sono gli strumenti
che noi possiamo utilizzare senza essere poi bocciati dalla Corte Costituzionale per poter rispondere a quella signora. Ecco, fermati, ci sono i diritti acquisiti, ecco, quello sta dicendo. Lo dico a casa, forse lo sanno ormai, i diritti acquisiti sono tali per i quali se c'è una legge che ti ha permesso certe cose non si tocca più nulla, basta. Chiuso. Nicola, siamo in uno Stato in cui è stata fatta appunto la legge Fornero, in cui quelli che avevano fatto un patto con lo Stato sono stati fregati all'ultimo minuto. Viviamo in uno Stato in cui addirittura anni fa il governo mise le mani nei conti correnti degli italiani e gli prelevò i soldi nottetempo. È stata fatta qualsiasi porcata ai danni dei cittadini. L'unica cosa su cui emergono i diritti acquisiti sono quando si parla dei vitalizi dei politici. Allora, io ritengo che se noi continuiamo a pagare un vitalizio a chi è stato in Parlamento 169 ore, 2000 euro al mese. Ma quanti ce ne sono così, Giordano? Ce ne sono tanti, Nicola, ce ne sono tanti, perché ci sono poi i doppi vitalizi, i tripli vitalizi, ci sono le reversibilità. Se leggi il libro troverai un elenco sconfinato di situazioni che, ripeto, secondo me non possono essere definiti diritti acquisiti, secondo me sono privilegi acquisiti, o meglio ancora dire furti acquisiti sono, e i furti si tolgono. Quello che guardate ora è certamente un furto, e su questo sarà d'accordo Falon, sarà d'accordo anche Giordano, guardiamolo. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita. Un vitalizio all'italiana è quello dell'ex consigliere regionale della Calabria Alberto Sarra. Una storia incredibile la sua, raccontata nel libro Vampiri di Mario Giordano. Eletto nel 2010 subisce uno shock emorragico mentre è in carica, e per questo motivo nel 2012 l'ufficio di presidenza del consiglio regionale lo riconosce inabile al lavoro, attribuendogli l'invalidità al 100% e un vitalizio record pari a 7.490 euro lordi al mese, a soli 44 anni. Eppure eccolo in gran forma, si fa per dire, mentre gioca a basket, con tanto di tuffo in campo per recuperare il pallone. Infetto sì, infetto no. Niente male, l'attività politica lo avrebbe fatto ammalare al cuore, ma non è tutto. A questo vitalizio sono stati aggiunti anche gli arretrati di 225.000 euro per il periodo 2010-2012. Più che un intervento, un cenno di saluto. Adesso il cenno di saluto dovrà farlo al vitalizio, sì, perché la Guardia di Finanza non crede alla patologia cardiaca che lo renderebbe inabile al lavoro. Così indaga. Sarra viene ripreso mentre gioca una partita di pallacanestro. Certo, non è il fisico di Kobe Bryant, ma un cuore grande così, così. Risultato: truffa aggravata e falso. Finiscono indagati tutti i componenti della commissione medica che diede il via libera a quel vitalizio. Vitalizio che viene cancellato e restituito. Italia sob, Italia prot, Italia è viva. Una storia tutta italiana, ma c'è poco da festeggiare. Oro, posso intervenire? Senza chiederlo, tanto Giordano è persona garbata. Prego. Ascolti, al di là dei giornalisti e il resto, io credo, Giordano, che ci sia da rivedere completamente il lato pensionistico nazionale. Noi non abbiamo parlato di quando, alcuni anni or sono, parlo di 10 anni fa, 15 anni fa, si andava in pensione nell'ente pubblico con 15 sì. anni, 6 mesi, un giorno. Sì. I baby e ora da 20 anni, 25, c'è chi prende 1.000, 1.500, 2.000 euro da quando aveva 35 anni, 36. Rivediamo anche quelli? Ma siamo partiti, Giordano, parlando dei ferrovieri, quindi mi faccia finire. Giordano, un altro aspetto però che non avete. Il problema Giordano, che le leggi diverse per i politici restano, perché il primo settembre 2016 un consigliere regionale della Calabria è andato io in pensione a 56 Giordano, anni, avendo Giordano, lavorato, Giordano, si può dire, 3 anni e mezzo, e questo oggi nessun cittadino italiano lo può fare. Giordano, le chiedo molte scuse, sì, Giordano, però se lei Giordano, però, mi permetta, Giordano. Perché non è più così nel resto degli altri. C'era Giordano, una volta se lei che mi poi fa. C'è ancora. Giordano, le chiedo molte scuse, però c'è anche un'altra cosa di cui non scrivete mai. In questi giorni sono uscite le statistiche dei vitalizi delle nazioni in Europa. Lei queste le ha messe sul suo giornale? Se lei le va a mettere, sono molto superiori a quelle nazionali italiane. Ma io le do ragione, vede, quando lei parla di regioni, guardi Giordano, le posso. Sì, vuol sapere quanto prendono in Germania? Ma chi? In Germania fra. Prego? Ma chi, parlo di politici, parlo dei deputati.
In Germania le do il dato, vada sull'AGI a gentile di questi giorni. Sì, ma non si sommano, ma in Germania no, non ne ma ascolti Giordano, lei non rappresenta il verbo. Le chiedo scusa, lasci parlare anche gli altri. Di super, guardi, Giordano, lei sta prendendo in giro la gente non dicendo la verità. Abbia pazienza. Così la prende in giro così. Lei. Vada a così vedere le agenzie. Io le vado, io le conosco, ma le sta prendendo in giro lei. No, perché in Germania no, Giordano, non esiste una pensione di reversibilità. Giordano, e le aggiungo. Giordano, in Italia, Giordano sì. Le chiedo molte scuse, Giordano, ma e le dico anche scusa, questo. Le battaglie che voi avete fatto ultimamente, per quanto riguarda le battaglie che voi in alcuni casi giornali avete fatto su alcune cose per tagliare la spesa pubblica, sono fallite completamente. Vuol per caso ricordare le battaglie che avete fatto sull'eliminazione delle province, cosa ha portato? Beh, costano di più e non ci sono più servizi. Ma perché non avete, se sono voi, eliminati? Voi che non siete addetti ai lavori, avete fatto dei fallimenti totali. No, questa fallimenti è la pura perché verità. Non è stato guardate fatto, le province. Ma siamo impazziti, ecco, ma onorevole Napoli, ma guardi, è fallito perché non si riescono a tagliare le spese? Perché si tagliano i commissari alla spesa, alla Italia no, spesa ma pubblica. Ascolti, allora ogni vedi che lei non mi risponde. Giordano, lei non mi risponde. Giordano, lei non mi sta rispondendo. Giordano, lei non mi sta rispondendo. Perché? Bene, non andrete d'accordo. Deve spiegare alle persone come mettere insieme questi due paradossi, le leggi sì, e le ingiustizie. Io penso che esistano gli strumenti per risolvere i problemi. Perché, che non sono quelli lì che indica per esempio Giordano nel suo libro di aboliamo i vitalizi, ricalcoliamoli col contributivo, perché sono tutti strumenti destinati a essere bocciati dalla Corte Costituzionale. Allora è solo propaganda. Esiste lo strumento fiscale nel nostro paese e lo strumento fiscale dice che ognuno, in base ai propri redditi, ai propri patrimoni, deve contribuire, come dire, al paese, deve dare il suo contributo al paese. Allora, se vogliamo intervenire sui cosiddetti privilegi, e poi mi consente di dire, a quel punto lì, no, li eliminiamo. Ma è una propaganda sulle spalle della povera gente. No, non è propaganda. È propaganda. Ripeto, come lo usiamo lo strumento fiscale? No, è propaganda perché serve a usare le persone che si trovano. Se mi fa parlare, io non l'ho mai interrotta. Se mi fa parlare, allora. Perché però serve, propaganda. Si usano le persone in condizioni drammatiche come quelle che abbiamo visto, in realtà per fare della propaganda, al massimo magari per vendere qualche libro. Il problema non è lì, io dico un'altra cosa, io sono pronto come ex parlamentare anche a dimezzarmi il vitalizio per risolvere il problema di quella signora lì. Esistono gli strumenti e io chiedo che non solo io parlamentare, ma anche lei che è giornalista, anche quelli che guadagnano molto, di dare il loro contributo a risolvere quel problema lì. Perché più altrimenti che tu no. Faccia ecco, arrivare alla fine. Allora, a dare il contributo che è propaganda, dare il contributo, propaganda, no. Delle cose, se lei mi dice usiamo, sa benissimo, conosce benissimo perché le sa le numerose sentenze della Corte Costituzionale sull'argomento. Allora, il problema, noi possiamo pure... Però arrivi, la prego, mi faccia capire. Il problema è che allora, la soluzione c'è bisogno lo strumento fiscale... Se no continuiamo a menare, perché se la volete trovare, lo strumento fiscale significa una cosa sola, che io, ex parlamentare, e tutti quelli che come me hanno lo stesso livello di reddito e di patrimonio, contribuiscano attraverso il sistema fiscale, attraverso anche contribuzioni di solidarietà, contribuiscano a risolvere il problema di quella signora. Aumentare le tasse, sta dicendo, sulla persona fisica. Evidentemente. Questo voglio capire. Ma scusi, perché questo non è possibile? Ma in un paese... Scusate, in un paese... Ma ci sono i dati. Per mantenere, lei sta dicendo, per mantenere i privilegi. Io non l'ho mai interrotta, lei interrompe, capito, sì, perché mi vuole impedire di esprimere compiutamente il mio pensiero. Tempo, come vedi, allora, finito. Mi vuole impedire di esprimere. Io dico che in questo paese, in questo paese, grazie a una politica che è andata avanti pessima in tutti questi anni, io non l'ho fatta perché ero in altri passaggi. Benissimo, comunque non ero. Allora, grazie a una. Le diseguaglianze sono enormemente cresciute, è cresciuta una fascia di ultra ricchi nel nostro paese. Allora, costoro non debbono pagare nulla per risolvere i problemi di quelle signore lì? Io penso di sì e sono pronto a fare la parte che spetta anche agli ex parlamentari, a dire anche loro facciano la loro parte. Ovviamente, purché la
facciano tutti quelli che oggi stanno in condizioni anche bene, migliori delle mie. Lo strumento fiscale.